Credo che stiamo dando un contributo importante nella battaglia contro ogni forma di violenza e specificamente contro la violenza sulle donne. Dall'apertura di un centro molto bello di assistenza psicologica nell'ospedale Cardarelli, il centro Daphne gestito anche da associazioni di volontariato, da medici, psicologi, alla decisione che abbiamo preso di sostenere le battaglie contro il bullismo cibernetico, il bullismo sulla rete, la diffusione di immagini private, garantiamo l'assistenza anche legale alle famiglie che decidono di resistere, di denunciare, ai progetti di sicurezza nei quartieri con l'installazione di impianti di videosorveglianza, abbiamo completato gli impianti al Forcella, ai Decumani, al Rione Sanità, proseguiremo con la videosorveglianza a Scampia e al Vomero, ma poi con un lavoro di base che abbiamo promosso nelle scuole. Il progetto Scuola Viva serve a dare una mano ai docenti, ad avere per quanto più tempo possibile i ragazzi nelle scuole. Garantiamo l'apertura nel pomeriggio, nella serata, anche perché in molti casi bambini protagonisti di atti di bullismo provengono da famiglie disastrate e quindi avere un ruolo importante delle scuole significa in qualche caso salvare dei ragazzi e delle ragazze da processi di devianza. Bene, tutto un grande lavoro che deve tradursi davvero in una crescita culturale e civile straordinaria per tutte le nostre comunità.